Alleluia! Il verbo gloria si a Dio. È fatto carne ed è venuto sulla terra per liberarci dalla schiavitù del peccato, perché tutti gli esseri umani eravamo schiavi del peccato, eravamo schiavi delle tenebre, eravamo schiavi delle tenebre di questo mondo. Ma Gesù Cristo disse, alleluia, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, la verità vi farà liberi, la verità vi farà liberi, l'ha detto Gesù Cristo nostro Salvatore. Amen. Lui è la via, la verità e la vita, credi in Lui, non rimanere nella schiavitù dei tuoi peccati, non rimanere nel buio dei tuoi peccati, non rimanere lontano dal Signore, non rimanere lontano dalla salvezza, lontano dalla luce, non rimanere lontano dalla grazia, ma avvicinati al Signore Gesù, avvicinati alla Sua parola, avvicinati al Vangelo. Gesù Cristo disse, cercate e troverete, chiedete vi sarà dato, bussatevi sarà aperto, cercate troverete, dice il Signore, chiedetevi sarà dato, dice il Signore. Avvicinati a Gesù Cristo con fede, avvicinati al Re dei Re con un cuore umile, avvicinati alla parola del Signore con un cuore umile e Lui ti rialzerà, Lui ti rialzerà, ti salverà. Quell'uomo hai bisogno di Gesù, che è l'unica salvezza, è l'unica speranza, è l'unica verità. Lui è morto per darci la vita su quella croce. Il Figlio di Dio, il Messia, morì per redimerci dai nostri peccati. Non indurire il tuo cuore, non seguire quella via sbagliata che stai seguendo, non vivere più in quei peccati che ti stanno avvolgendo, che ti stanno rovinando. Non perdere la tua anima, ma avvicinati a Cristo, chiedi perdono a Cristo. La Bibbia dice, credete nel Signore Gesù Cristo. Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio! Alleluia! A potenza, sangue di Gesù, c'è potenza. Voi alleluia. Nelle vostre case, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, ma se non credi ti perderai, perderai la tua anima. E ascolta bene, dopo la morte ti ritroverai fra le fiamme, brucerai nelle fiamme. È terribile tutto ciò, è terribile morire senza Cristo, senza la fede. È terribile la morte lontano dal Signore. Chi muore lontano dal Signore si risveglia fra le fiamme. Non perdere la tua anima, convertiti, alleluia, non indurire il tuo cuore, non rinnegare Dio, non bestemmiare più, non indurire il tuo cuore, non essere ribelle, non essere, alleluia, un uomo dal cuore di pietra. Ma ascolta la parola con umiltà, perché Dio ti sta vedendo in questo momento. Gli occhi del Signore stanno vedendo come tu stai ascoltando la Sua parola. Lui vede la reazione dei nostri cuori. Lui vede l'intimo di ogni cuore. Il Signore con i Suoi occhi vede quello che c'è dentro di noi, vede le nostre anime, vede le nostre coscienze, vede i nostri cuori. Nulla è nascosto davanti a Dio. Perciò questa sera abbi un cuore umile, questa sera chiedi perdono a Gesù Cristo, credi nel Signore, credi nel Vangelo, alleluia, non perdere la tua anima, credi, credi e avrai la vera pace. E avrai la vera speranza. Alleluia. Che il denaro non ti può dare. Gloria a Dio. Il denaro non ci può dare la speranza.
il denaro passerà. Pentiti, alleluia. Il denaro un giorno finirà, tutto finirà in questo mondo. Ma chi crede in Cristo, chi segue Cristo, chi ama Cristo, gloria ha la vita a Dio eterna. Alleluia, amate Cristo, seguite Cristo, credete in Cristo. Questa sera il messaggio è chiaro, il messaggio da parte di Dio per ognuno di voi che ascoltate è un richiamo alla conversione, è un richiamo al pentimento, è un richiamo al cambiamento di vita. Gloria a Dio! È un richiamo a seguire le vie del Signore. Chi ha orecchie da udire oda, convertitevi al Signore. Alleluia! Convertitevi al Vangelo, convertitevi al Re dei Re. Non perdere la tua anima, ma credi, credi alla santa parola di Dio.